Il bilancio di un anno di attività del difensore civico della regione Toscana è stato presentato oggi in una conferenza stampa a Palazzo del Pegaso a Firenze, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani e del difensore civico della Toscana Sandro Vannini. Sentiamo. Le particolarità sono che a fine settembre, il 27 settembre, abbiamo aperto lo sportello decentrato presso l'amministrazione provinciale di Siena, che sostanzialmente è il quarto sportello decentrato insieme a Pistoia, Pisa e ad Arezzo. L'apertura dello sportello decentrato presso l'amministrazione provinciale era ed è finalizzato appunto a intercettare tutta un'utenza che non ha una certa familiarità per la presentazione delle istanze attraverso i mezzi di comunicazione. Mi riferisco a chi preferisce un colloquio diretto con una persona, un'interfaccia, oppure anche una consegna tradizionale dell'istanza presso un funzionario dell'amministrazione provinciale che poi, una volta recepita, la trasmette a noi. Soprattutto un'utenza che preferisce oppure ha una certa difficoltà con la comunicazione 2.0, noi siamo presenti su tutti i social, ma per esempio le persone anziane preferiscono tuttora un contatto diretto, anche telefonico o direttamente viso a viso con il funzionario. Ecco, a volte questi strumenti sono molto utili, però c'è difficoltà di farli conoscere. Come vi state muovendo voi su Siena, ma non solo, per far conoscere poi quello che è l'attività del difensore civico? Abbiamo constatato che con l'apertura dello sportello decentrato si crea anche un meccanismo di tradizionale passaparola e pertanto sono aumentate le istanze nel territorio sia della città che della provincia. Alcuni esempi: problemi della telefonia nella zona di Monticiano, attraversamento pedonali oppure problemi di barriere architettoniche, questi per esempio risolti positivamente a Buonconvento, ma poi tutto il tema che è spalmato su tutto il territorio regionale, quindi anche sul territorio di Siena, non solo la telefonia ma quelle che noi chiamiamo bollette pazze, quindi luce, acqua e gas, tante istanze, tante segnalazioni sull'acqua, per esempio nel territorio di Siena, come in altri territori delle altre province, abbiamo le commissioni conciliative su problemi di funzionamento oppure di tariffazione nel servizio idrico. Quindi da un lato c'è l'acquedotto del Fiora e dall'altro c'è l'utente, che può essere un cittadino ma anche un operatore economico, nel mezzo sta il difensore civico o un funzionario delegato, si forma una commissione che vuol dire la risoluzione di un problema.